alcuni anni entrai in un'altra istituzione chiusa, il manicomio. Questa volta non come internato, ma come direttore. Ero dalla parte del carceriere, ma la realtà che io vedevo non era diversa. Anche qui l'uomo aveva perso ogni dignità umana. Anche il manicomio, signori, era un enorme letamaio. Ma c'era una differenza. Chi entra in questa istituzione che si definisce ospedaliera non assume il ruolo di malato, ma di internato, per espiare una colpa di cui non conosce gli estremi e persino non conosce la sua condanna, né tantomeno la durata dell'espiazione. Ci sono medici, ci sono camici bianchi, infermieri, infermerie, come se si trattasse di un ospedale di cura, ma in realtà si tratta soltanto di un istituto di custodia, dove l'ideologia medica è un alibi alla legalizzazione di una violenza. Nel campo specifico della reclusione, in questo termine possiamo comprendere quella manicomiale e quella carceraria, dal tempo della nave dei folli che vagava per i mari con il carico abnorme e indesiderato, la scienza e la civiltà non pare siano riuscite ad offrire che un ancoraggio più pesante a queste isole di esclusione e di reclusione, dove devianza malata e devianza sana, malato e colpevole, colpevole e responsabile, in questa trovano la loro collocazione. Per l'uomo moralmente traviato c'è il carcere. Per l'uomo malato nello spirito, il manicomio. E questa la grande conquista della scienza. Per secoli i matti, le prostitute, i delinquenti, gli alcolizzati, i ladri, i bizzarri hanno diviso lo stesso luogo dove la diversità della natura della loro abnormità veniva appiattita e livellata ad un elemento comune a tutti: la deviazione dalla norma e dalle sue regole. Unita alla necessità di isolare l'abnorme, l'abnorme isolato dal commercio sociale. Le mura dell'asilo circoscrivevano, contenevano, nascondevano l'indemoniato, il pazzo, l'espressione del male involontario e responsabile dello spirito insieme al delinquente, l'espressione del male intenzionale. Pazzia e delinquenza rappresentavano insieme la parte dell'uomo che doveva essere eliminata, per carità, circoscritta, nascosta. Carcere e manicomio, una volta separati, continuarono tuttavia a conservare l'identica funzione di tutela e di difesa della norma, dove l'abnorme diventava norma nel momento in cui però era circoscritto ormai, sì, era definito nelle mura che ne stabilivano la diversità e la distanza. La scienza ha dunque separato la delinquenza dalla follia, riconoscendo da un lato alla follia una nuova dignità, un'astrazione, la sua definizione in termini di malattia, e alla delinquenza un elemento umano. Fin quando arriva addirittura ad essere oggetto di studi la criminologia. Però attenzione, struttura economica e funzione istituzionale coincidono sempre, ad ogni livello di sviluppo. Per la classe dominante è possibile sottrarsi alle istituzioni repressivo-punitive da lei stessa create a difesa della norma da lei stessa definita. Attenzione, non perché tra i suoi membri non ci siano malati, pazzi o delinquenti, ma perché il loro essere ricchi e malati, pazzi, delinquenti, può mantenersi inserito nel ciclo produttivo. E solo chi non ha un potere contrattuale da opporre che cade nel vortice delle istituzioni. Pensateci, il manicomio è l'ospedale per i matti poveri, il carcere è l'istituzione punitiva dei carcerati poveri. Che cosa si vuole fare degli uomini riabilitati?
c'è posto per loro nella nostra società? Cioè, una volta riabilitati questi uomini, troveranno un loro lavoro con cui soddisfare i propri bisogni e i bisogni delle loro famiglie? O i regolamenti su cui si fondano gli istituti dell'emarginazione non sono strutturati in modo che la riabilitazione non sia possibile? Perché comunque questi individui, una volta riabilitati, resterebbero ai margini, esposti continuamente al pericolo di cadere in nuove infrazioni di una norma che per loro non ha mai avuto una funzione protettiva, ma solo e soltanto repressiva. Questo non significa, e lo ripetiamo, che non esiste la malattia mentale, e che non esiste la devianza, cioè che non esiste il diverso come fenomeno umano e che la trasformazione dell'assetto sociale sia sufficiente a cancellarlo. Però, vedete signori, il problema sta proprio nell'incorporazione di questo concetto, la necessità di cancellare il diverso, la necessità di cancellare il diverso, la necessità strutturale di cancellare il diverso, come se la vita non lo contenesse. E quindi la necessità per il nostro sistema di eliminare tutto ciò che può inclinare la falsa contraddittorietà di questa facciata persa, persa e pulita, di questa facciata persa e pulita, dove tutto andrebbe bene. Grazie mille.